Si è appena laureata in medicina, ma non può esercitare perché lo stop ai tirocini dettato dall'emergenza sanitaria ne impedisce l'abilitazione professionale. Come lei, pratese di 25 anni, ci sono in Italia altri 2.400 colleghi. Storie di ordinaria burocrazia italiana che blocca proprio ciò di cui in questo periodo si ha un disperato bisogno. Ma chi crede fino in fondo al giuramento di Ippocrate sa anche come rendersi utile mettendo subito a frutto ciò che ha studiato sui libri per 6 lunghi anni. E così Giulia Nicolaio ha bussato alla porta della Croce Rossa per offrirsi come volontaria. La persona giusta al momento giusto per l'associazione pratese che proprio in quei giorni ha attivato il servizio di tamponi a domicilio in convenzione con la regione La Toscana Centro. La neodottoressa è diventata subito operativa e poi responsabile dell'attività. Ogni mattina, protetta adeguatamente insieme a un altro volontario che guida l'auto e l'assiste, parte per raggiungere le persone a cui deve fare il tampone su indicazione dell'ASL. Poi si occupa di consegnare tutti i campioni al laboratorio di Calenzano. Ho cercato di muovermi un po' per rendermi utile autonomamente e facevo parte della Croce Rossa, ho fatto il corso base 2 anni fa e avendo più tempo mi sono appunto resa disponibile e l'8 aprile qui dalla Croce Rossa di Prato, ma anche altre Croce Rosse e anche altre associazioni come Misericordia e Pubblica Assistenza stanno effettuando il servizio dei tamponi a domicilio e avevano bisogno di figure professionali come medici e infermieri che sarebbero state affiancate da un operatore pulito e quindi sarebbe un volontario normale. Poi ho chiamato anche altri miei colleghi, sempre laureati ma non abilitati, a dare una mano. Nel futuro di Giulia c'è la specializzazione, due le opzioni, medicina legale, materia su cui la 25enne ha fatto la tesi, o medicina interna. Noi speriamo nella seconda ipotesi, le premesse per un medico di livello dal grande cuore sono più che ottime.